La seconda sala è dominata da questo grande frontone in tufo, databile alla seconda metà del III secolo a.C. e proveniente dal santuario di Sant'Abbondio, un santuario posto al di fuori della città e dedicato a Dioniso. Questo frontone si può proprio considerare uno dei più belli esempi di decorazione di età sannitica e rappresenta la ierogamia, cioè il matrimonio sacro tra Dioniso e Venere, molto più probabilmente Rentas, la Venere dei Sanniti che abitavano Pompei in questa fase. E quindi troviamo al centro, a sinistra, Dioniso rappresentato con un grappolo d'uva in mano e a destra invece Venere e Rentas nell'atto di togliersi il velo dal capo. Entrambi sono seguiti da un erote, in un caso un erote con un ventaglio in mano, e poi da un lato troviamo la pantera, che era il simbolo di Dioniso, e dall'altro lato invece un'oca. Di fronte troviamo quest'altare più tardo, databile infatti al II secolo, che ci riporta il nome del dedicante su entrambi i lati, in osco, che era la scrittura utilizzata dai Sanniti in questa fase. E tra l'altro il personaggio di cui abbiamo il nome qui è un personaggio che è già ben noto a Pompei, perché è lo stesso personaggio, un edile, che dedica anche la Meridiana conservata alle Terme Stabiane.